Non c'è una golden share, c'è una maggioranza allargata, quindi rischi di golden share non ce ne sono. Noi siamo qui apposta per garantire la stabilità al governo e quindi faremo in modo tale che tutti i motivi di frizione, di divisione, il disaccordo strategico sul recovery fund insomma, possa essere sanato da una presenza di più forze. Renzi non ha avuto parole gentili nei vostri confronti, vi ha battezzato da, diciamo, c'è stata una ricerca o un mercato o con parole anche pesanti, diciamo, nei vostri confronti da questo punto di vista. Beh, Renzi ha fatto per primo quello che abbiamo fatto noi, si è staccato dal PD, quindi cioè, non può accusarci di nulla, insomma, noi abbiamo agito nel perimetro della Costituzione. Secondo lei c'è qualcosa che comunque dentro questa operazione, diciamo, dei costruttori non ha funzionato? Qualche collega che aveva garantito, diciamo, un futuro appoggio che poi si è tirato indietro, non solo da Forza Italia, c'è stato il caso di Vitali abbastanza eclatante, qualcun altro è stato contattato, ha detto di sì e poi si è tirato indietro? Il numero minimo per poter fare un gruppo è di 10, noi abbiamo rispettato il regolamento del Senato, ci sono delle interlocuzioni con altri colleghi che nei prossimi giorni e nelle prossime ore potrebbero valutare di aderire al nostro gruppo, è assolutamente in itinere l'attività del gruppo. Secondo lei una volta lanciato il governo di fatto è partita la nuova maggioranza di governo, qualcun altro pian piano potrà staccarsi magari anche da Forza Italia per cominciare, diciamo, a rendere meno influente il gruppo di Italia Viva? Sì, sicuramente arriveranno altri colleghi, noi siamo certi di questo, quindi diamo il tempo che queste decisioni possano maturare con tutta serenità e alla luce del nuovo quadro politico che si verrà a definire.